Sa prova. Amen. Gloria a Dio. Santo l'Eterno. Gloria a Dio. Amen. Eccoci qua, cominciamo subito. Fatemi un po' caricare le pagine. Ok. Sa prova. Ok. Amen. Si sente, grazie a Dio. Amen. Amen, gloria a Dio, pace a tutti quanti. Allora, pace sorella Monica, Dio ti benedica. Allora, vogliamo cominciare subito e poi dopo andrò a salutare tutti. Amen. Allora, vogliamo passare qui alla parola di Dio. Gloria a Dio. Amen. Allora, vogliamo fare un sermone improvvisato adesso. L'ho deciso, diciamo, pochi minuti fa di farlo. Benissimo. Allora, vogliamo dedicare, gloria a Dio, questo sermone appunto a tutte quelle persone che magari non hanno la possibilità di radunarsi, diciamo per tanti motivi, come già abbiamo descritto, diciamo, precedentemente in altri video. E quindi vogliamo appunto, scusate, c'ho il singhiozzo, abbiate pazienza, mi è venuto il singhiozzo adesso, quindi se vedete che ogni tanto saltello, c'ho il singhiozzo. E se, che devi fare? Siamo umani. Bene, questa mattina predicheremo col singhiozzo, speriamo che passi presto. Allora, siamo in live in questo momento, siamo in diretta, gloria a Dio. Ogni tanto una live va fatta perché giustamente i fratelli ti seguono, si sono iscritti al canale, gloria a Dio, e quindi è bene non trascurare, no, la fratellanza, gloria a Dio. Ecco il singhiozzo che riappare, ma tu guarda un po' se si deve fare una predicazione col singhiozzo. Mamma mia, che cosa, è antipatico, abbiate pazienza. Allora, chi non mi conosce, il mio nome è Alessio Evangelisti, gloria a Dio. Oggi è sabato, è 16 novembre del 2019. Bene, allora, vogliamo fare un piccolo e rapido sermone, sono le 11:22. Vogliamo fare una piccola preghiera, amen. Padre, Signore, Dio della gloria, veniamo a te. In questa mattina ti ringraziamo, Padre, perché ancora, Signore, la tua parola viene annunciata ovunque. Ancora la grazia, Signore, è aperta a tutto il mondo, Signore. Grazie, Padre, per come ci dai la possibilità, Signore, di annunciare la tua parola, Signore. Compungi i cuori, Signore, apri le nostre bocche, le nostre menti, i nostri cuori, Signore, all'ascolto della tua parola. Guida il tuo servo, Signore. Benedici gli ascoltatori, le loro famiglie, Padre. Ti preghiamo per questo mondo, Signore, tutto il mondo, Signore, che va di male in peggio, Signore. Noi te lo mettiamo semplicemente davanti, Signore. Tu sai ogni cosa e conosci ogni cosa, Padre. E tutto te lo chiediamo, Padre, nel nome prezioso di Gesù Cristo, che tu hai innalzato e benedetto in eterno. Amen. Bene, allora, pace a tutti quanti, poi dopo vi saluto. Bene, adesso non è che vi vedo, quindi ogni tanto mi affaccio per vedere dei commenti, però adesso non vi vedo. Vogliamo parlare dello Spirito Santo. Perché vogliamo parlare dello Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo è il fondamento, no, della nostra vita, no? Il fondamento è Gesù Cristo, e quindi è il Padre, e quindi è il Figlio, e quindi è lo Spirito Santo. Amen. Vogliamo passare a una veloce lettura, perché appunto vuole essere
un sermone. Allora, Giovanni 16, punto 13. Allora, gloria a Dio. Allora, il Signore dice: tutto quello che leggeremo, diremo e faremo, lo leggeremo, lo diremo e lo faremo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria a Dio. Sembra che il singhiozzo mi è passato, meno male. Grazie, Signore. Allora, Giovanni 16, 13, cari fratelli, ascoltatori, appunto, che ascoltate, guardate, leggete, guardate quanto è bella la parola di Dio. Ma quando colui sarà venuto, colui sarà venuto, colui, cioè pensiamo bene le parole, eh? Colui è una persona, sarà venuto, cioè viene, ok? Viene, non dice sarà portato, no, viene da solo, cioè lo Spirito Santo è una persona reale, potente, forte, forza, autorità, creatore, benedetto in eterno, l'Iddio con noi. E poi dice di chi la scrittura ci parla dello spirito, ma non qualsiasi spirito, perché ci sono tanti spiriti, no, lo spirito della verità. Ai ai ai, che beate parole. Allora egli, questa persona, vi guiderà, cioè questa persona è autonoma. Vi guiderà dove? In ogni verità. Altrove leggeremo che la via, la verità e la vita è Gesù Cristo. Quindi ci guiderà al Figlio. Il Figlio ci porta al Padre. Vedete come la Trinità è meravigliosa. E quindi ci guida in ogni verità. Ogni verità la troviamo, ok, in un solo posto. Ci sono persone che girano mari, monti, ora vanno qui, ora vanno là, chi va a Medjugorje, chi va alla Mecca, chi va nel Tibet, chi va nel Vate la Pesca, scusate la battuta. Ma lo Spirito Santo, nel guidarci in ogni verità, ci porta in un solo posto, a Gesù Cristo, quindi qua, nella sua parola. Perché egli non parlerà di se stesso, ma, ecco qua, dirà tutte le cose che avrà udite e vi annunzierà le cose a venire. Dirà tutte le cose che avrà udite. Udite da chi? Dall'uomo? Dall'essere umano? Signore, guidaci. Da chi? C'è una Trinità, c'è un Padre, c'è un Figlio, c'è uno Spirito Santo. I tre si parlano. I tre ci parlano. E quando parla uno, comunque parla anche l'altro, perché i tre sono concordi. E poi dice: vi annunzierà le cose a venire. Ci annunzierà le cose a venire. Lo Spirito Santo ci annunzia le cose a venire. Le prime cose, che è il fondamento dei fondamenti delle cose a venire, è la profezia descritta nella parola di Dio, che ci porta fino alla fine dei giorni, che va dalla Genesi all'Apocalisse. Questo è il fondamento unico. Poi, oltre a questo, lo Spirito Santo può e lo fa anche dirci cose che succederanno da qui a tot tempo, tipo ci sarà un terremoto, tipo a te personalmente ti viene fatta una profezia nella tua vita. Amen. Queste cose succedevano ieri, succedono oggi e continueranno a succedere fin tanto ci sarà la grazia di Gesù Cristo. Poi, quando si entrerà nel millennio, quella è un'altra storia e sinceramente, personalmente non ho le idee molto chiare su quello che succederà in quel periodo, ognuno ha la sua ignoranza, ma non ci interessa. A noi quello che ci interessa adesso è accedere alla grazia di Dio in quel giorno, cioè arrivare a quel giorno quando la Chiesa sarà tolta e andare al Padre. Poi quando torneremo, poi vedremo, gloria a Dio, poi vedremo. Sappiamo tante cose del millennio, ma altre non le sappiamo. Gloria a Dio.
Quindi questo è molto importante. Benissimo. Allora. Via di pazienza. Ok. Quindi stiamo vedendo che lo Spirito Santo, se ci annunzia le cose a venire, se ci annunzia tutte le cose che avrà udite, cioè non dice alcune cose, notiamo bene, se ci annuncia tutte le cose che avrà udite e se queste cose che ci annuncia vengono dal Padre e vengono dal Figlio, ok? Lo Spirito Santo, essendo una persona, come stiamo vedendo, non è una cosa in più. Come dire, se c'è, c'è, come dicono alcuni, se non c'è, pazienza. No, no. Ah, ma sono doni che non tutti hanno, parlando della pienezza dello Spirito Santo, cioè del battesimo. Quindi uno può anche non averlo, certo. È superfluo, vero, avere la pienezza. Avere, essere completamente immersi della potenza di Dio, credere alle promesse di Dio, per alcuni è superfluo, vero? Essere completamente guidati dallo Spirito Santo, alimentarlo ogni giorno, perché attenzione, si può anche spegnere, scritto è in Prima Tessalonicesi capitolo 5, non mi ricordo il verso, poi dopo lo cercheremo. Poi, in Giovanni 14:26 dice il Consolatore e poi dice cioè lo Spirito Santo. Viene chiamato il Consolatore. Ma perché viene chiamato il Consolatore? Prendiamo la scrittura nel suo contesto. Gli uomini di Dio, la Chiesa, i nati di nuovo, come scritto, sempre in Giovanni, gloria a Dio, bisogna in Giovanni 4, mi pare, o 3 o 4, quando parla appunto, il Signore Gesù parla a Nicodemo e dice che bisogna che tu nasci di nuovo. I nati di nuovo siamo perseguitati, dobbiamo crocifiggere la nostra carne, le nostre passioni. Siamo chiamati a essere santi, perché siamo i santi, siamo chiamati i santi, noi siamo santi. I santi non sono i morti, ok? Quelli sulla figurina, no, quelle sono figurine, servono per accendere il fuoco, scusate la mia franchezza. No, i santi sono, basta leggere la parola di Dio, è la Chiesa di Gesù Cristo, acquistata col proprio sangue, il sangue di Dio, dirà infatti degli apostoli, come abbiamo già visto. Quindi essere santo, ok, significa morire a noi stessi, ed è sofferenza rinunciare alle proprie passioni, alle nostre, a volte no, l'istinto carnale ci spinge, no, a fare la propria vendetta dalle ingiustizie, invece no. Non dobbiamo farlo, e quindi dobbiamo crocifiggere i nostri istinti, le nostre passioni, le nostre debolezze, dobbiamo combattere contro noi stessi nel nome di Gesù Cristo. Dirà Paolo, io sono stato crocifisso al mondo, il mondo è crocifisso a me, cioè è una figura, no? È uno così e l'altro così, quindi il mondo guarda in una direzione, ma il credente guarda in un'altra direzione, nella direzione dove c'è Cristo. E quindi le persecuzioni, la famiglia che molte volte non è con te, ma è contro di te, perché tu segui Cristo e la tua famiglia magari non segue Cristo, allora preghi per loro, ma loro al contempo ti fanno la guerra, malattie, travagli, altro che ricchezza, prosperità. Quanti bisogni passiamo tutti noi, quante cose brutte, quanti vengono perseguitati, messi a morte per la croce di Cristo, e potremo proseguire per tanto tempo. E quindi è un travaglio continuo, e allora lo Spirito Santo viene e ci consola. Le morte, le malattie, i problemi, e ci consola, lo Spirito Santo ci consola, ci permette
Proviamo la sofferenza e in mezzo alla sofferenza ci consola. Benedetto è il santo nome del Signore. Ed è il Padre a mandarlo e lo manda nel nome di Gesù. Padre, Figlio, Spirito Santo, che grande verità. Questo meraviglioso consolatore, lo Spirito Santo, è un insegnante e ci insegna. E non dice che ci insegna poco, alcune cose. No, no, no. Abbiamo letto prima tutte le cose che avrà udite e quindi egli ci insegna ogni cosa. Anche vero è che è scritto che il Signore ha costituito anziani, ministri, predicatori, pastori, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'insegnante è lo Spirito Santo, perché vedete, io adesso sto facendo una esposizione per la grazia di Dio, della parola di Dio. Ma se lo Spirito Santo in questo momento non ti apre la mente, io posso parlare in tutte le lingue del mondo, tu non mi capirai mai. È lo Spirito Santo che guida, che fa conoscere, che rivela, che ci ricorda, vedi, rammemorerà tutte, vedi, tutte, non dice alcune, tutte le cose che io vi ho dette, ce le ricorda del continuo, e noi siamo chiamati a dimorare in Cristo, nella sua parola, quindi nella lettura anche della parola di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora, andiamo avanti. Ma quando sarà venuto il Consolatore, il quale io vi manderò dal Padre, che è lo Spirito della verità, il quale procede dal Padre mio, esso testimonierà di me. E lo Spirito Santo testimonia, ci ricorda, ci insegna che c'è un Padre, che c'è un Figlio, che c'è un'opera di redenzione, che c'è una parola di Dio, che noi chiamiamo la Bibbia, la sacra parola di Dio, unica, insostituibile, immarcescibile, e che questa parola è il cammino, è la via. La via, il cammino, non sono i predicatori, non sono i pastori, non sono i ministri, non sono le organizzazioni, non sono gli uomini, per quanto possano essere uomini di Dio, non sono loro, è la Bibbia. Ecco perché quando un uomo parla, insegna, predica, il credente deve stare con la Bibbia aperta, considerare, vedere, giudicare, valutare se quanto questo uomo dice, asserisce, insegna, combacia con quello che è scritto. Infatti, voi in questo momento lo state facendo, perché voi magari non avete la Bibbia aperta a casa, però ce l'avete aperta qui nel desktop. Davanti a voi, eccola qua, eccola qua. E questo dobbiamo fare tutti, io, voi. Considerare, valutare, giudicare se quanto viene insegnato combacia alla perfezione con quello che Cristo ci ha lasciato, cioè la sua verità, che è la verità del Padre, la verità dello Spirito Santo. E i tre sono uno e sono concordi. Benedetto è il santo nome del Signore. Amen. Se io vado in Giovanni 16, verso 7, dice la Scrittura, ma pure io vi dico la verità. Gesù ha sempre detto la verità e sempre dice la verità, sempre dirà la verità. Egli non può sbagliare, egli non sbaglia. Gli uomini sì, ma Gesù no. Quindi seguiamo Gesù, non seguiamo una chiesa. Seguiamo Gesù. Egli v'è utile che io me ne vada. Perché se io non me ne vo, il Consolatore non verrà a voi. Ma se io me ne vo, allora io ve lo manderò. Stiamo vedendo che il Signore
ripetutamente, volta dopo volta, ha parlato non solo dello Spirito Santo, non solo dell'importanza dello Spirito Santo, ma addirittura lui ci ha fatto capire che lo Spirito Santo verrà in virtù del fatto che uno è venuto il Signore Gesù, perché il Signore Gesù ha detto che io me ne vo, ora uno per andarsene deve anche venire. Quindi il Signore Gesù ci fa capire che grazie al fatto che lui è venuto, grazie al fatto che lui se n'è andato, e come se n'è andato il Signore Gesù, e come è venuto il Signore Gesù. Il Signore Gesù non è venuto così. L'Iddio, creatore del cielo, della terra, ha preso un corpo come il nostro, si è spogliato di quello che lui è sempre stato, era, è e sarà, per scendere alla nostra natura incredibile, simpatizzare con noi, con le nostre malattie, con le nostre debolezze, senza mai peccare, senza mai peccare. Egli si è caricato dei peccati degli altri. Lui non ha mai peccato. E poi è stato schernito, perseguitato, infine è stato tradito, è stato crocifisso, è stato ucciso, gli è stato fatto un processo ingiusto di notte, è stato flagellato prima ancora, è stato malmenato nel Sinedrio, è morto, è sceso nelle parti più basse della terra, nello Sheol, in quel luogo che in quel tempo si chiamava il seno di Abramo, per liberare tutti quelli che erano in cautiverio, se li è portati nella risurrezione, nel terzo cielo. In virtù di tutto questo, allora è potuto venire lo Spirito Santo in maniera come oggi è venuto, perché anticamente lo Spirito Santo operava, a voglia se operava, a voglia se c'era, ma lo Spirito Santo anticamente si posava sopra i profeti, sopra. Oggigiorno lo Spirito Santo non si posa più sopra il credente. Lo Spirito Santo oggigiorno entra dentro al credente. Prima Corinti capitolo 3, Prima Corinti capitolo 6 e riferimenti. Perché è scritto in Esodo 29, abbiamo letto nel video precedente, uno dei video precedenti, no? Esodo 29 fu detto dal Signore che lui avrebbe dimorato nel mezzo del proprio popolo. Prima lo faceva attraverso il tabernacolo, poi il tempio, e oggi noi siamo diventati il tempio di Dio e lo Spirito Santo dimora dentro i nostri cuori. Benedetto è il santo nome del Signore. Seconda Timoteo 3,16, famoso verso, dice che tutta la scrittura è divinamente ispirata e che è utile a insegnare, arguire, correggere, ammaestrare in giustizia. Ma come potremo comprendere tutto questo se lo Spirito di Dio non dimora nei nostri cuori? Con quale saggezza, con quale scuola biblica? Molti pensano che facendo una scuola biblica possono acquistare saggezza, intelligenza, intendimento. Oh amico mio, tu puoi ascoltare e puoi imparare dal più grande predicatore del mondo, il più grande insegnante del mondo, il più grande uomo di Dio del mondo, anche ripieno di Spirito Santo. Ma se tu non hai lo Spirito Santo, se tu non sei ripieno di Spirito Santo, non capirai un H di quello che ti viene insegnato. Un H. Non siamo noi bravi. È la grazia di Dio, e la grazia di Dio però non deve essere vana in noi, dirà l'Apostolo Paolo. Dice non io, ma la grazia di Dio. Ora però la grazia di Dio, ha detto l'Apostolo Paolo, non è stata vana in me, cioè ha dato luogo alla grazia di Dio. Il vero è che Dio fa grazia a tutto il mondo, vuole fare grazia a tutto il mondo, ma la maggior parte delle persone gli chiudono la porta alla grazia di Dio e quindi non la ricevono. Benedetto è il santo nome del Signore. Allora, Giovanni 14, 17, dice
che lo spirito della verità il mondo non lo può ricevere. Perché non lo può ricevere? Perché non lo vede, perché non lo conosce, ma voi lo conoscete, perché dimora presso di voi e sarà in noi. Ora, lo spirito della verità è Dio, viene chiamato verità, Gesù viene chiamato la verità, il Padre è la verità e i tre sono uno e sono concordi. Il mondo non lo può ricevere. Lasciamo stare adesso per un attimo il mondo fuori la Chiesa e vogliamo parlare del mondo, concedetemi questo modo di esprimermi, vogliamo parlare del mondo dentro la Chiesa. Sì, molti sono i chiamati, molti. Molti dicono Signore, 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 abbiamo fatto miracoli, guarda, nelle nostre adunanze, guarda quanti miracoli, guarda quanti demoni escono dalle persone, guarda quanti vengono guariti, guarda questo era malato e guarito, guarda, sì, ma il mondo, ma come? E certo, il Signore lo ha detto, noi non andiamo dietro i miracoli, piuttosto al contrario, è il miracolo che va dietro di te. Sei tu che cammini e i miracoli, qualora il Dio decida di farli, e li fa per carità, adesso questo però è un altro argomento, ci mancherebbe, Dio ancora oggi sana, salva, battezza, guarisce, è altro che, e può anche risuscitare dai morti, può fare tutto, altro che. Ma la verità non sono i miracoli. La verità è Gesù Cristo. Tu puoi fare tutti i miracoli del mondo, tutte le opere più potenti del mondo, ma se annunci un Vangelo diverso non ti giova nulla. Non ti giova a nulla. Ovvero, puoi fare tutti i miracoli del mondo e anche annunciare un vero Vangelo e anche combattere l'apostasia, come vedremo, ma se non vivi la santità di Dio non ti giova a nulla. Oh, magari gli altri si salveranno pure, ma tu non ti salverai, dice il Signore nella sua parola. E questo vale soprattutto per chi insegna queste cose. Ha voglia di dire Signore, Signore, se tu non vivi quello che insegni, quello che il Signore ci ha detto nella sua parola. Noi siamo chiamati a essere santi e ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi, perché ogni giorno la carne, pesa le parole, la carne ci dice di peccare, ma lo spirito ci dice non ascoltare la carne, non peccare. E allora c'è la guerra tra la carne e lo spirito. Alleluia! Ed è una guerra costante. Ogni giorno siamo chiamati a morire a noi stessi, perché ogni giorno la carne ci dirà guarda quello, guarda quella cosa, guarda quella situazione, e dai! E allora, fratelli miei, ecco qui che dobbiamo dimorare, come? In Cristo, nella sua parola, nell'orazione, nella lode, cercandola sempre la pienezza dello Spirito Santo. E se siamo caduti, se abbiamo peccato, abbiamo un avvocato, chiediamo perdono al Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo e rialziamoci. Egli è un grande perdonatore. Rialziamoci. Non confessiamo agli uomini i nostri peccati, come insegna il prelato cattolico, no, i peccati si confessano solo a Dio. Poi se hai peccato contro un fratello, confessa il tuo peccato al tuo fratello. Se hai fatto un peccato pubblico, ma pubblico pubblico, allora lo confessi pubblicamente, ma questa è un'altra storia, cari fratelli. Bene, andiamo avanti. Allora, Giovanni 4.6 dice: no, allora è prima Giovanni. Ecco, scusate, ho sbagliato. Allora, noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ci ascolta. Ora, chi non è da Dio non ci ascolta. E da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Quando tu porti questa parola,
nel mondo o nel seno della Chiesa o nel seno della cosiddetta Chiesa e non vieni ascoltato, non perdere tempo. Dice il Signore, nella sua parola, scuotiti la polvere che si trova nelle tue scarpe, perché dopo essere entrato in quel villaggio tu hai annunciato Cristo, ma non sei stato ascoltato, non insistere, vai via. Poi, denunciare infatti non è cercare di convincere, Perché alcuni dicono, chi vuoi convincere? Ma io nessuno voglio convincere, sto solo denunciando le opere delle tenebre, ci mancherebbe, so che non li convinco, ma l'intento mio non è convincerli, ma è denunciarli in maniera che gli altri sappiano. Bene, ma questa adesso è un'altra storia. Quando tu a uno gli dici, uno che dice di essere cristiano, guarda che il Signore battezza di Spirito Santo, e il battesimo dello Spirito Santo si manifesta solamente, unicamente, tassativamente, che con le lingue. Guarda, e quello non ti crede, non è da Dio. O ti dice, no, questo per alcuni sì, per altri no, lascia stare, lascialo stare, egli non è da Dio. Oppure ti dice che non c'è Trinità, lascialo stare, egli non è da Dio. Non perdere il tuo tempo con questa gente, vai oltre. Poi, come facciamo, io parlo per me adesso, Quando si tratta di quelli che creano scompiglio nella Chiesa, che sono i pesci grossi, David Howard e tutta sta gente qua, il mondo apostolico, allora li denuncio, con nome e cognome, i pescetti piccoli, io personalmente, io parlo per me, li lascio stare perché so perché lo faccio, c'è un motivo, ma è una storia mia, che può essere giusta o sbagliata, ma ognuno di noi poi deve fare quello che pensa o che sa con certezza che è la volontà di Dio per la propria vita. Benissimo. Amen. Allora, Prima Corinti, capitolo 2, dal verso 10 dice, ma Dio le ha rivelate a noi per il suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Ora, se come dicono alcuni, ricevere il battesimo dello Spirito Santo è una cosa superflua, io invito alla riflessione tutte queste persone. Perché? Perché se lo Spirito Santo, come abbiamo letto in Seconda Corinti, capitolo 2, dal 10 in poi, investiga tutte le cose, anche le cose profonde di Dio, e poi ce le insegna, come abbiamo visto, come può essere superfluo? E quando parliamo del battesimo dello Spirito Santo, parliamo della potenza che il credente riceve per grazia attraverso questo battesimo, questa immersione nello Spirito Santo. Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo e quindi non camminiamo come il mondo, ma lo spirito, il quale è da Dio, e conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, le quali ancora queste cose le ragioniamo, le esponiamo, non con parole insegnate da sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando cose spirituali a cose spirituali. Ora, l'uomo animale, vedete come viene considerato il non credente? La scrittura è dura, è molto dura. Il miscredente, poi non parliamo dei pseudocristiani. Lo pseudocristiano, il miscredente, quello che dice di essere cristiano, nega queste verità, nega Cristo, nega il Padre, nega la Trinità, nega le verità celesti, è considerato una bestia, un animale. Eccolo qua, leggi anche Giacomo. L'uomo animale non comprende le cose dello Spirito di Dio, perché gli sono pazzia, perché è un lui dice, lui stesso è un pazzo, dirà in Matteo 25, le 10 vergini, leggi la vecchia Diodati. Gli sono pazzia e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente. Lui dice non c'è Trinità. Perché lo dice? Perché è un pazzo, perché è un animale, perché non capisce, perché non vuole dar luogo, dirà altrove, all'amore della verità. Molto semplice. La parola di Dio è molto semplice, ma non tutti la vogliono amare,
non tutti ci vogliono credere. Giovanni, questo verso di Giovanni 7, dal 16, insieme a Giovanni 14, che non leggeremo per motivo di tempo, dice: chi parla da sé stesso cerca... dal 16. Onde Gesù disse loro: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Vedete, c'è un padre, tutta la scrittura lo dice nero su bianco. Ai insensati che negate la Trinità e il battesimo nello Spirito Santo. Ai insensati, ai presbiteriani, ai battisti, ai luterani, ai calvinisti, ai protestanti, ai pseudoevangelici, ai pseudomessianici, ai di voi, ai, dice il Signore, di voi, che mutate la parola di Dio, che insegnate dottrine di perversione, che insegnate dottrine di demoni, che insegnate la Kabbalah, che insegnate il Talmud, che siete gnostici, perché togliete Dio e mettete l'uomo, voi stessi, ai di voi. La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato, il Padre. Se alcuno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di me stesso. Se tu vuoi fare la volontà di Dio, come si inizia? La volontà di Dio inizia con la fede, credendo a quello che è scritto, annunziando quello che è scritto, insegnando quello che è scritto, chi è chiamato a insegnare, comunque tutti parliamo di Gesù, da lì inizia. Vivendo quello che è scritto, allora tu conoscerai per esperienza che c'è un Dio, che c'è un Padre, un Figlio, uno Spirito Santo, che c'è un battesimo nello Spirito Santo. Riceverai, se insisti, se chiedi, se preghi, se lodi a tempo, a fuori di tempo, riceverai il battesimo e farai delle esperienze, leggi anche Giovanni 14. Se tu vuoi fare la volontà di esso descritta in questo libro, essere santo, essere appartato, cercare di ogni giorno di uccidere la propria carnalità, la propria carne, di non essere carnale ma di essere spirituale, e ogni giorno dobbiamo fare questo, tutti noi dobbiamo fare i conti con la nostra natura che deve morire in Cristo Gesù. Questa è la santificazione che insegna il Padre attraverso il Figlio, rivelata dallo Spirito Santo. Alleluia! L'amore per Dio, per la sua parola, per la nostra famiglia, per il nostro prossimo, e l'amore dice la verità. E l'amore, dicendo la verità, te lo dice. Se tu fai questa cosa qui, andrai all'inferno. Se fai quest'altra cosa qua, andrai a vita eterna. Benedetto è il santo nome del Signore. Infatti, tornando a Prima Giovanni 2:20, quant'è a voi, voi avete l'unzione che viene dal Santo e conoscete ogni cosa. Se noi abbiamo l'unzione, capiamo quando un santo parla delle cose di Dio oppure parla abbagliato dalla propria carnalità, o perché magari è un caro fratello ma è rimasto bambino, non cresce, si è spostato, ha cominciato a seguire idee personali, si è montato la testa. Le riconosciamo queste cose. Allora, nel verso 27 dice: quant'è a voi, lo ripete, l'unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi e non avete bisogno che alcuno vi insegni, ma come la stessa unzione vi insegna ogni cosa, ed essa è verace e non è menzogna, dimora in te stessa come quella vi ha insegnato. Tu hai bisogno di questo, di passare del tempo ogni giorno, un'ora almeno, appartato nella tua cameretta, lodare il Signore, adorare il Signore. Oggi quanti credenti passano un'ora, almeno un'ora,
come scritto, Gesù ebbe a rimproverare gli apostoli, diceva: non avete dimorato neppure un'ora in preghiera, in adorazione, neppure un'ora, vabbè, dormite, va. Tanto il figliol dell'uomo è venuto il momento che sarà dato in mano ai peccatori. E non erano neanche convertiti. È scritto che non erano convertiti, non che non erano salvati, perché qualcuno ha detto, perché non erano, nessuno ha detto che non erano salvati. Non erano convertiti alla nuova conversione in Cristo Gesù, alla riforma, certo che erano salvati. Ma questa adesso è un'altra storia, perché poi si va sempre a estremizzare. Ma comunque questo non vuole essere un insegnamento, ma un sermone. E quindi noi abbiamo bisogno di comunione con lo Spirito Santo, di passare del tempo, con Lui, di passare del tempo leggendo la parola di Dio. E allora quando noi faremo questo, quando noi vivremo questo, quando noi cercheremo con tutto noi stessi di vivere la sua parola, di mettere in pratica i suoi precetti, non saremo trasportati dai venti di dottrina che soffiano ora a destra, ora a manca. E c'è una Babilonia totale e la gente si confonde. Sì, c'è molta confusione, specialmente oggi, tanta, tanta confusione. Ma quando hai questa base, quando tu hai questa base di comunione quotidiana con il Signore, di adorazione quotidiana con il Signore, di lettura della parola di Dio quotidiana con il Signore, tu non entrerai in confusione, non c'entri, lo dice, almeno che il Signore non abbia mentito, ma non mi pare che il Signore possa mentire. A me sembra che è l'uomo che mente. È scritto, mi pare in Romani, ogni uomo sia bugiardo, ma Dio è verace. Quindi se un uomo può dire la verità, amen, siamo chiamati a dire la verità, eppur viene chiamato bugiardo, figuriamoci Dio. Quindi dimoriamo in Dio, dimoriamo nella sua parola. Amen. Quando in Gioele 2, famoso Gioele 2,28, avverrà dopo queste cose che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi sogneranno dei sogni, i vostri giovani vedranno delle visioni. Ora, qui si riferisce ai nostri giorni che sono cominciati con la discesa dello Spirito Santo, come scritto in Fatti degli Apostoli, capitolo 2, quando dice qua verso 17, riprende questa profezia di Gioele 2,28, avverrà negli ultimi giorni, dice, il Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono esperienze, ok, che noi, cari fratelli e amici, facciamo e i vostri figli, la salvezza è per tutti. Infatti anticamente lo spirito dell'Eterno non era non era ricevuto da tutte le carni, veniva ricevuto dai profeti. E quindi il profeta riceveva lo Spirito di Dio che si posava sopra, perché non entrava, si posava sopra, il profeta ascoltava, ricordate Samuele, ascoltava la voce dello Spirito con le orecchie. Oggi noi ascoltiamo la voce dello Spirito che ha fatto questa esperienza da dentro. Ed è un qualcosa di molto particolare che ha fatto questa esperienza, molto particolare. Non che il Signore non ci possa parlare pure in altre maniere, ci mancherebbe, però normalmente lo Spirito Santo che ha sentito la sua voce è una voce molto particolare, proprio non è un pensiero, è proprio una voce dentro, però sono esperienze che devi aver fatto,
che ti parla. E anticamente, però veniamo adesso a quello che ci interessa, lo Spirito Santo veniva posato, non dato, non entrava dentro, solo ai profeti. Ma con Cristo questa cosa è cessata. E quindi lo Spirito Santo viene dato a chiunque accetta Gesù Cristo. Quindi quando nasci di nuovo, immediatamente ricevi lo Spirito Santo e sei salvato, e poi sei chiamato a ricevere il battesimo dello Spirito Santo, che è la pienezza dello Spirito Santo. E tutti i credenti sono chiamati a ricevere questo. Tutti! Non è solo per alcuni che hanno il ministero, che sono pastori, profeti, dottori della legge, apostoli, ovvero missionari, e così via discorrendo. No, è per tutti! È per tutti, anche perché, seconda Timoteo 3, dice che negli ultimi giorni sopraggiungeranno tempi difficili, perciò che gli uomini saranno amatori di loro stessi, qui parla della Chiesa, avari, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai padri, ai madri, ingrati, scellerati, senza affezioni naturali, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, spietati, senza amore verso i buoni, traditori, temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, avendo l'apparenza della pietà. Il mondo non ha l'apparenza della pietà, il mondo bestemmia, il mondo rinnega Dio, il mondo combatte Dio, il mondo crea martiri cristiani, mentre invece la Chiesa ha l'apparenza della pietà. Ora, se la Chiesa è tutto questo, figuriamoci il mondo fuori. E siccome noi dobbiamo combattere contro tutto questo, gente che ha rinnegata la forza, cioè che ha solo l'apparenza ma non vive, questi qui e vanno schivati, siccome noi dobbiamo combattere anche contro tutto questo, abbiamo bisogno di ricevere la potenza di Dio. È scritto in Giovanni capitolo 15 verso 5, Giovanni 15 verso 5, fuori di me o senza di me non potete far nulla. Quindi senza Gesù Cristo, senza il Padre, senza l'unzione, come è scritto in prima Giovanni, voi avete ricevuto l'unzione e non avete bisogno che qualcuno vi insegni, perché l'unzione adesso vi insegna. Siccome noi abbiamo ricevuto questa potenza, questa unzione, allora non saremo portati da questi, trascinati da queste scelleratezze. E ricordiamo che coloro che si attengono alle sane parole del Signore Gesù Cristo sono pochi. Poca è la greggia, piccola è la greggia, perché molti hanno cominciato bene, molti, ma hanno finito male. Perché? Perché in prima Tessalonicesi 5, come già detto prima, ma non mi ricordo mai io il verso, 19, dice: no, non è questo, allora è 19, dice: non spegnete lo spirito, perché molti sono nati, veramente sono nati di nuovo, ma come dirà in Ebrei la fine del capitolo 5 il verso 6, hanno cominciato ma poi hanno lasciato, non hanno perseverato. Oppure ti ricordi la storia di Jehu, come tu lo voglia chiamare, che è seconda re capitolo 9 capitolo 10 mi pare, mi ricordo
Seconda Re, capitolo 9. Capitolo 10. Capitolo 9 e 10. Questo uomo è un uomo encomiabile, che è stato Eliseo, mi pare, che manda uno dei figli, diciamo, della scuola dei profeti, un giovanotto. Questo giovanotto va, lo unge re, subito Geu, insomma, inizia a interagire, e Geu praticamente è stato lo strumento che Dio ha utilizzato per l'uccisione di Isabel, la peggiore donna della storia di Israele, che la ritroviamo riproposta anche in Apocalisse. La moglie di Acab, che fece sì che Acab appunto diventasse ancora peggio di quello che era, facevano culti ai Baali, quindi ai Moloch, quindi sacrifici di bambini, di neonati e tutte queste scelleratezze incredibili. E Geu fu un grande strumento di Dio, iniziò a servire il Signore, a denunciare il male, a sterminare il male, a eccetera, 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 però poi a un certo punto Geu, dopo aver fatto tutto questo, si capisce che tutto questo lo faceva per la propria gloria, per il proprio egocentrismo. Ecco qui che ha tirato fuori lo gnosticismo, perché l'uomo al centro di tutto, Geu stesso, cadde lui nei peccati, è scritto, di Geroboamo, lui che perseguitava il male, lui che denunciava il male, lui che combatteva la apostasia, il peccato, le lascivie, le dottrine di demoni, ai Baali, ai Moloch. Lui stesso poi perseguì il cammino di Geroboamo, perché stiamo parlando del Regno del Nord, di Geroboamo, e si diede anche lui all'idolatria. E questo è un monito per tutti noi, di perseverare sino alla fine. Non basta solo denunciare il male, perseguitarlo, ma dobbiamo, non basta solo predicare la sana dottrina, ma dobbiamo anche vivere la sana dottrina, e la dobbiamo vivere fino alla fine. Fino alla fine. Perché dice la scrittura che avrà perseverato sino alla fine. E quindi ognuno di noi, davanti alla parola di Dio, a un certo punto tutti noi ogni giorno dobbiamo scostare il nostro sguardo da tutto quello che succede intorno di noi, da tutto, da tutti, guardarci all'unico specchio che noi abbiamo, che è la parola di Dio, a uniformarci, a chiedere pietà, misericordia, forza allo Spirito Santo: Signore, aiutami a essere conforme alla tua volontà. E ognuno guardi se stesso in questo momento, non guardiamo gli altri, lasciamo stare. Ah, Tizio, Caio, arriva un momento che ognuno di noi, quando tu muori, che trapassi in un attimo, non ci sarà più: ah, Tizio ha fatto, cosa ha fatto, va bene tutto, denunciare tu, quello è un altro discorso, ma a un certo punto, quando tu muori, ti ritrovi con te e il Signore e quello che tu hai fatto. E così ogni giorno, Signore, abbi pietà di noi. Ognuno di noi si deve mettere davanti alla parola di Dio, vedere come stai. Ogni giorno passare del tempo alla presenza di Dio è importante. Non molti lo fanno. Perseverare in questa strada seriamente, senza buffonerie, sciocchezze, gozzoviglie. Il cristianesimo non è un divertimento, il cristianesimo è una cosa seria. Signore, abbi pietà di noi. Questo è stato il video. Amen. Bene, io vi saluto. Grazie per essere stati qui. È stato un piccolo sermone. Mi faccio un giro. Saluto tutti. Allora, sorella Monica, pace. Adriano, buongiorno. Mais Davide, pace. Giovanni Michalizzi, pace.
poi Fiorella Pace, Aurora Pace, Patrizia Dorio, Dio ti benedica, Modern Beorean Pace, che nome difficile, Dio ti benedica fratello, come si dice, Borean? Non lo so. Allora, Enza Cielo, Pace, Carmen Tartaglia, salve a tutti, Dio ti benedica. Fiorella dice contro la predestinazione, amen, la predestinazione è una dottrina proprio che non sta né in cielo e né in terra, preghiamo per chi persegue questa dottrina proprio che ci hanno proprio i paraocchi, ai ai ai. Modern Borean dice hai dei testimoni di Geova e vorrei aggiungere a queste sante parole che sto vedendo, grazie a Dio, che stanno fuoriuscendo diversi canali che state creando proprio canali a confutazione, ok, di delle dottrine geoviste, e quindi che Dio vi benedica. State tutti facendo veramente un buon lavoro, proprio lo Spirito Santo proprio si usa di voi, si vede come esponete la scrittura, insomma proprio il Signore sta facendo di voi dei predicatori, di veramente la gloria vada solo al Signore, però bisogna dire che insomma dei predicatori veramente guidati dallo Spirito Santo. Che Dio vi benedica, continuate così, il Signore è con voi, voi avete ricevuto questo perché avete vissuto queste cose, io per esempio non sarei in grado di fare quello che voi fate, quindi proseguite, questo vale per te, vale per il fratello Longo e tanti altri, insomma, che Dio vi benedica. Allora, Cosimo Bruno, pace a tutti, pace fratello. Ci sono, Giovanni parla della predestinazione, guarda, sulla predestinazione ci sono mille scuole, mille, e ognuna è a sé, è un manicomio là dentro, lasciamo stare, ci sono alcuni fratelli che cercano il Signore in tutto quanto, ma sono abbagliati da questa cosa qua, che sinceramente, vabbè, è difficile capire, per me è difficile, però lasciamo stare. Allora, lo Spirito Santo può riaccendersi, chiede Cosimo Bruno. Allora, Cosimo Bruno fa una domanda intelligente, ma lo Spirito può riaccendersi? Se sì, la preghiera della Chiesa può essere utile? O è il singolo che deve supplicare il Signore ci sia il risveglio dello Spirito? Allora, stiamo parlando di persone che veramente sono nate di nuovo. Ok. Allora, se la dipende di quello che ha fatto, perché se sei caduto nel peccato imperdonabile, cioè che tu volontariamente ti ribelli a Dio, proprio coscientemente, dopo aver gustato le potenze del cielo, Signore guidami, dopo essere nato di nuovo, dopo essere stato battezzato di Spirito Santo, dopo aver ricevuto le grandi cose di Dio, e tu proprio coscientemente, proprio imperterritamente dici, rinneghi tutto, proprio coscientemente, a sangue freddo, rinneghi tutto e proprio coscientemente dici io non voglio più nulla avere a che fare con te, voglio seguire le vie dell'avversario, le vie del satanismo, le vie della massoneria, le vie della gnosi, ti metti a combattere contro Cristo, proprio coscientemente fai tutto questo, non c'è più niente da fare.
non c'è più niente da fare. Questa è una cosa. Poi c'è un'altra cosa. Se tu sei un fratello che sei stato negligente, sei caduto nel peccato, non lo volevi fare, sei debole, tutto quanto, Dio va sempre a cercare quella pecora smarrita, quel figliuolo smarrito, bene che la Chiesa preghi, e quello è un altro discorso. Certamente poi la persona deve, lo Spirito Santo ti verrà a cercare, quella persona certo deve chiederlo, amen, però bene fa la Chiesa a pregare, sono situazioni diverse, molto diverse. Mo io adesso l'ho fatto in maniera sommaria. Comunque io vorrei andare a chiudere. Allora, Mari, pace. Allora. Biblia Strue, pace in Cristo. Amen, Aurora. Mi stanno chiamando. Vi saluto. Pace a tutti. Pronto?